Eccoci qua, è arrivata la barra di Rucanor o Rucanor che sia, non lo so, essendo un'azienda olandese, non ho più pallida idea di come si pronunci. Questo è il packaging di Amazon, apriamo. Vediamo un po' com'è. Questa qui è la barra di Rucanor, Rucanor che sia, eccoci. Ovviamente questa è una confezione per un'esposizione, pensata per un'esposizione, qui ci sono accessori. Pesante. Dunque la barra, ecco, questa è la barra Rucanor, è molto più pesante di quanto pensassi. Facciamo subito una prova. Eccoci qua con la barra Rucanor, ok, che è molto pesante e non mi aspettavo fosse così pesante, l'ho già detto prima, però mi ripeto. Allora, interessanti questi pomelli che possono essere svitati, ok, sia da un lato che dall'altro, questo per estendere appunto la barra dell'ampiezza che ci serve per andare a inserirla all'interno dello stipite della porta. Adesso qui vediamo se ho preso il senso giusto. Eccoci, ho arrivato un po'. Sono arrivato a questo punto, proseguo stando sulla porta, dopodiché posso avvitare la barra in questo senso in modo che il movimento faccia sì che si avviti completamente e in modo più saldo allo stipite della porta. Ho le mie due impugnature e posso usarle per fare le mie trazioni. All'interno della confezione troviamo anche questi supporti che possono essere avvitati agli stipiti delle due della porta e poi vanno a infilarsi nella barra in questo modo. Okay. Quindi si toglie questo, se ne avvita uno a un lato della porta, l'altro all'altro lato della porta e poi la barra si incastra su questo accessorio. Questo per garantire una maggiore sicurezza e stabilità della presa.